E infine, Yusuke, ora vengo da te. Prima però mi devi duplicare una carta anche oggi. Oggi, Yusuke, mi devi duplicare Termopili. Vuoi che ti duplichi Termopili? Esatto. Va bene, dammi le carte. In realtà non mi serve così tanto Termopili perché l'unica persona a cui l'ho insegnato e l'unica persona a cui mi serviva insegnarlo al tempo era Lat. La prossima persona che devo creare, che per adesso aspetterò visto che non ho più soldi, ha lo stesso intento di Alat, ovvero potenziamento, debilitazione, concentrazione e carica. E ora che abbiamo la persona giusta, Yusuke, ci possiamo vedere. Usciamo con lui. Mi fa piacere sentirlo. Il suo invito è per un ristorante di sushi molto caro. Gli ho già detto che sarò accompagnato da un amico. Possiamo andarci assieme. Sushi gratis. Ti mando l'indirizzo, ci vediamo là. È sempre il solito posto di sushi, Yusuke. È inutile che mi dà l'indirizzo. È sempre quello. Vieni, ho ordinato anche per te. Mangia pure a volontà. Yeah. La ringrazio, ho fame. Però prima c'è una cosa che vorrei chiederle. Chi è lei? Buona domanda. Per lavoro gestisco una galleria, ma per hobby faccio le cose più disparate. La fondazione non è che una di esse. In parole povere, il nostro scopo è scoprire e coltivare i giovani talenti artistici. Offriamo borse di studio, curiamo programmi di studio all'estero e aiutiamo a vendere le loro opere. Un tempo anche Madarame faceva parte della nostra organizzazione. Sensei, voglio dire Madarame. Già, molti giovani hanno tratto beneficio dalla sua collaborazione con noi. Sapevamo delle voci che circolavano sul suo conto, ma non avremmo mai immaginato. Probabilmente ci ha ingannati fin dal principio. Madarame, e pensare che un tempo mi attenevo ai suoi insegnamenti. Lo chiamavo maestro. Questa è tutta colpa sua. È colpa sua se non riesco più a guardare ai dipinti con il cuore puro. In passato, a spingermi a ricercare la bellezza era il semplice desiderio di dipingere. Ora invece, mi sento oppresso dalla ricerca di premi, lodi e considerazioni altrui. Il mio lavoro è caduto in preda a un bieco interesse e non riesco più a dipingere come una volta. La mia arte si è contaminata. Capisco. Tuttavia, sarebbe un peccato non coltivare un talento come il tuo. La nostra fondazione sarebbe felice di sostenerti. Non soltanto sei un ex allievo del famigerato Madarame, ma sei anche di bell'aspetto, giustamente. Hai certamente mercato. Ti venderemo come l'artista bello e dannato. In che senso, mi scusi? Già, mi stavo chiedendo la stessa cosa. Pensaci, il tuo maestro Madarame ti ha rubato le idee. Finisci in mezzo alla strada, soffri la fame. Poverino, l'aura di precarietà che ti circonda è dannata e tragica. Con una storia come la tua venderemo le tue opere anche a chi non capisce nulla di arte. Storia? Oggigiorno, se non hai una storia, nessuno si interessa a te. Non preoccuparti, i dettagli ci penseremo noi. In cambio, venderei solo tramite la mia agenzia. Noi tratteremo una parte, ma tu avrai la fonte stabile di guadagno e una buona base di clienti. Mi prende in giro? Dannato, aspetto, storia. Queste cose non hanno nulla a che vedere con l'arte. In definitiva, a lei importa solo del denaro. Proprio ciò che rende impura qualsiasi bellezza. Che immaturità. Prego? Allora non hai imparato un bel nulla. Non riesci a vedere la realtà oggettiva delle cose. Davvero la ricchezza è una cosa tanto orribile? E in ogni caso, per quanto tempo ancora continuerai a inseguire l'illusione come la purezza o l'arte? Faccia silenzio, rifiuto la sua offerta. Mi aspettavo che tu, più di tutti, fossi deciso a vivere della tua arte. Ed è così, infatti, ma i miei guadagni dovrebbero essere frutto di valutazioni oggettive. Ah sì? Allora ho proprio l'occasione che fa per te. Presto la fondazione organizzerà un concorso nazionale per giovani artisti. In palio c'è il nostro sostegno. Estimatori da tutto il paese verranno a incontrare il vincitore. E nel caso volessi partecipare, la pressione sarebbe enorme. Ma forse hai troppa paura. Cosa ha detto? Mi chiedo solo se tu sia in grado di sostenere la pressione di una competizione così importante. Non vedo l'ora di scoprirlo. Beh, il nostro incontro può dirsi concluso, mi pare. Puoi far inviare il conto al mio ufficio. Certo, signore. È solo un avido bastardo. Perché gli artisti parlano solo di denaro, denaro, denaro? Che fine ha fatto la verità dell'arte? Il denaro è certamente importante, ma la verità la sei solo tu, Yusuke. Phoenix,
Hai ragione, la mia passione può cambiare il mondo. Tuttavia, senza il denaro finirei per morire di fame. La passione può riempirmi il cuore, ma non lo stomaco. Che dilemma. A ogni modo, sono felice che tu mi abbia accompagnato. Fossi stato da solo, avrei finito solo per staccarmi la lingua a morsi dalla rabbia. In altre parole, hai un effetto calmante su di me. Ok. Sento che Yusuke è rafforzato. Ti voglio bene, Yusuke, sappilo. Pittura dal vivo. Oh, questa ce l'abbiamo già. Grazie, Yusuke. Parteciperò al concorso. Dimostrerò le mie capacità che lui ha torto. Vieni, torniamo a casa. Prima però dovremmo mettere qualcosa sotto i denti. Dopotutto il sushi non ha mai fatto nulla di male. Su, andiamo. Era già pagato, era lì, volevi buttarlo? Sia mai che si fa una roba del genere. Phoenix, ho bisogno di un incoraggiamento. È bello che mi trovi di fronte a una tela quando le mie emozioni sono ancora vivide, ma il gusto persistente del sushi mi ha completamente distratto. Ma non solo, ho permesso a Kawanabe di pagare per me. Sono corrotto, sono un insignificante traditore, uno schiavo del denaro. Amare il sushi non è un crimine, anzi, è una cosa buona. Immagino di sì. Quel sushi era davvero delizioso. Non peraltro ci abbiamo speso per quel sushi, Yusuke. Per qualche motivo non ho visto il prezzo, ma immagino che fosse molto caro. È lo stesso ristorante dell'altra volta. Certo, il sushi è una forma d'arte. È un'opera artigianale preparata con grande cura. In tutta sincerità, ho ancora molti dubbi sul mio lavoro. Potrei mettermi di nuovo in ridicolo, ma anche in tal caso devo esprimere me stesso. Il tuo appoggio significherebbe davvero molto per me. Arrivederci. Ciao Yusuke, buona serata anche a te. Pam param. Oh, Kaitaka. Ah no. Un'altra ondata di calore. Quando finirà? Oh, poverino suo giro. Chi è che mi scrive? Allora, abbiamo i fumi e un po' di biliardo. Guarda, Makoto, mi hai letto nel pensiero dell'altro giorno, però visto che c'è i fumi, andrei da lei. Allora, ce l'ho una persona con l'arcano della stella? Ovviamente no, dobbiamo andare a prendere una stella. Ho appena realizzato una cosa, e ditemi anche che sono stupido, ma ho appena realizzato che Shujin Academy... Shujin vuol dire prigioniero, quindi l'accademia si chiama Accademia Prigioniero. Perché sono appena stato nella stanza di velluto e Carolina continua sempre a dire Shujin, Shujin. E non ci ho mai fatto il caso al collegamento. Oh Gesù. Quindi Fumi, noi a che punto siamo della nostra relazione? Le ricerche sulla nuova mossa stanno procedendo bene grazie a te. Però oggi non riesco davvero a pensare allo Shoji. Se non è chiedere troppo, hai voglia di svagarti un po'? In che senso i fumi? Fammi vedere a che punto siamo io e te. Al rango 5. Ok, allora arrivo subito. Grazie davvero, voglio fare una passeggiata. Stavo pensando di andare allo Sky Tree. Ti mando una mappa, spero di vederti. Arrivo subito i fumi. Arrivo subito. Eccomi. Ciao. Ecco qui, la versione digitale del settimanale. Il peggioramento della salute di mio padre e la sua degenza. Il fatto che mia madre sia l'unica a mantenerci. Hanno persino scritto che lavoro in un nightclub. Cosa? Il che non è del tutto falso, ma dovevano per forza riportare certe cose. Aspetta, lavori o lavora? Che lavora in un nightclub, scusami Fumi. Tu che lavori in un nightclub proprio non ti ci vedevo. Sei così pura, poverina. Chi sarà mai stato lo stronzo? Monetizzare sulle questioni private di una famiglia è solo crudele. I nostri problemi non c'entrano nulla con le mie abilità di giocatrice di Shoji. Già. Mia madre era furiosa quando ha letto l'articolo. Ha detto che avrebbe danneggiato la sua carriera e che non avrebbe mai perdonato il suo autore. Mio padre non ha detto niente, se ne è rimasto seduto ad ascoltarla. Ma sembrava provato. Mi dispiace. Poi mia madre mi ha detto che... saremmo riusciti a placare i pettegolezzi se fossi diventata più famosa. Ergo, ora è ancora più insistente di prima per farmi fare interviste in TV e sui settimanali. Wow, è così frustrante, è pesante come cosa. Sì, ma non posso dirlo a mia madre, è così felice per me. Ho sempre creduto che lavorando sodo come giocatrice di Shoji sarei riuscita a sostenerci.
Ma vale la sua felicità, la tua infelicità ai fumi? Ma non mi sarei mai aspettato un articolo così distruttivo su di me e sulla mia famiglia. Francamente, essere trattata come idol porta solo rogne, vero? Dicono che sono tutta apparenza e zero abilità. Sono irritati perché si parla di me tutto il tempo. Me ne hanno dette di tutti i colori, insinuando che farei qualunque cosa per la popolarità. Persino nel mondo dello shoji hanno iniziato a evitarmi. Ecco perché la mia senior mi trattava così, quella stronza. Il vero motivo per cui mi alleno in chiesa è che nessuno vuole giocare con me. Oh, una volta giocavo con mio papà, accanto al suo letto, ma la malattia l'ha reso impossibile. Forse dovrei lasciare lo shoji e trovarmi un vero lavoro. I fumi. Così la mia famiglia verrebbe ignorata. Ma tu ami ancora lo shoji? Certo che sì. Lo shoji è la mia vita. Non voglio mollare. Oh, già, hai ragione. Tu capisci i miei veri sentimenti. I fumi. Non mettermi in situazioni più difficili di quanto non sia già, per favore. In fin dei conti, lo shoji è la mia vita, non potrei mai rinunciarci. Ero solo confusa per quell'articolo e per come mi trattava la mia senior. Tuttavia, sento che ora so quello che devo fare, grazie a te. Mi stai aiutando a capire parecchie cose su me stessa, al di là dello shoji. Oh, i fumi. Mi stai mettendo in una situazione che è molto più complicata di quanto non lo sia già. Credimi che... Oh, mi fai male. Dai, torniamo in chiesa a fare una partita. Quell'articolo mi ha messo addosso un po' di irritazione. Userò la mia mossa segreta, l'abisso eterno della porta Yakura, e scatenerò l'inferno. Beh, ti andrebbe di affrontarmi in un incontro? Se hai gli shoji qua, facciamolo qui, scusa, invece che in chiesa, no? Siamo già qui... Che cazzo stanno facendo quei due? Ah, non lo so, giocano a shoji? Grazie per la tua compagnia, alla prossima. Buona serata ai fumi. Oh, anche i fumi è brava, mi piace un sacco però. Pronto? Sono i fumi. Grazie per avermi accompagnata oggi, avevo bisogno di distrarmi. Cercando di risolvere tutto da sola, sono entrata in un circolo vizioso, ma tu mi hai aiutato a uscirne. Potresti diventare un ottimo sacerdote. Visto che sei così bravo ad ascoltare, intendo. Già c'è Maruki che vuole farmi diventare il suo assistente. Poi divento anche un sacerdote. Va bene tutto. Divento uno psicolico sacerdote pompato così di frullato proteico. Comunque no. Cioè, confessi i tuoi peccati, figliola. Direi proprio di no, guarda. Davvero? Dentro di te percepisco un grande potenziale. Ma guarda, sei proprio un individuo curioso. Dovevo essere la tua insegnante, ma la situazione si è ribaltata. Sono io a imparare da te. Mi piacerebbe continuare a imparare da te. Oh, i fumi. Adesso, se vuoi scusarmi, ci vedremo alla chiesa. Si stava praticamente confessando dicendo... Dai, su, esci con me. Oh, perché ste situazioni amorose? Sono così complicate che rendono tutto difficile. Hanno detto nulla dei ladri fantasma. Ho sentito che stavano acquistando materiale sospetto. Sono fregati. Un altro leak. Ma che stanno facendo? Sono stati i ladri fantasma. È stata una vera noia però questa volta. Chissà cosa sta leakando ultimamente. Ma i leak dei nuovi giochi Pokémon. Accidenti, che caldo. Ehi, il programma di televendita va in onda oggi. Vuoi dare un'occhiata alla TV? Cacchio, è domenica, incredibile. Vediamo chi mi scrive prima. Che si fa oggi? Hai programmi e ciao! È il settimo giorno della settimana! Oh, ciao amico, da quanto tempo che non ti vedevo? Vediamo cosa vende oggi la televendita. Salve gente, ora di fare un po' di shopping. Ecco cosa abbiamo in serbo per voi oggi. Ecco il set ladro fantasma. Questo potrebbe diventare ladri fantasma e rubare i cuori. Grimaldello, palle evanescente e muro di fumo in un unico acquisto. Ma aspettate, c'è dell'altro. Ora abbiamo il set eroico, anche voi potrete essere degli eroi. Lama vuoto, ruota psicocinetica e spacca nucleo in un solo set. Fenomenale. Wow, sono due oggetti fantastici. È un prodotto in edizione limitata, sarà disponibile solo e soltanto per oggi. Naturalmente il prezzo è giusto, non vedrete mai più un affare del genere. Oh, i telefoni stanno già squillando senza sosta. Era il momento di comprare. Vediamo cosa comprerai. Il set eroico. Ecco fatto. Cliccate. Oh, ci ha contattato un altro acquirente, grazie infinite. Oh, sono entrambi esauriti, l'ultimo cliente ha avuto molta fortuna, il tuo ordine verrà consegnato il prima possibile, domani, a presto allora e alla prossima con un altro dei nostri fantastici prodotti, ci vediamo! E ora dobbiamo solo aspettare. Allora, abbiamo sia Han che Makoto. Quale delle due è più vicina a salire
di livello di qualcosa di utile? Allora, Makoto è al 7 e anche Han è al 7, quindi è indifferente chi sale prima. Adesso è questione di quale delle due storie mi importa di più. Lei con i suoi problemi dell'amica che si fa fregare i soldi fra un po', o lei che c'ha l'amica che ha cercato di suicidarsi e sta male? Forse ho già deciso. Scusami Makoto, ma stavolta andrei con Han. Che si fa oggi? Non riesco a fare nulla, sto guardando le vetrine a Shibuya. Sono le vacanze estive, è strapieno. Ti va di venire, se ti va, Fammi sapere se succede qualcosa, per un altro po' rimarrò a Shibuya. Lidia è ancora a Shibuya, vuoi andare da lei? Sì, ma devo andare a prendere la persona giusta, come al solito. Vediamo se Yusuke c'è. Bravissimo Yusuke, ciao! Ormai ci siamo, ormai Yusuke mi ha fatto quasi tutto quello che mi serve. Darei priorità ai vari rifletti e assorbi. E ora Han, arrivo subito da te. Ciao Annettina! E ora aspettiamo, l'attesa mi sta uccidendo. Ehi, ricordi quando ho detto che come modella avrei sorpreso tutti? Beh, ho pensato che dovrei iniziare a mettermi in forma. E chi meglio di Ryuji può aiutarmi? Phoenix, perché non vieni anche tu? Ci alleniamo insieme? Volentieri, guarda, io, te e Ryuji, la squadra iniziale al completo. Adesso chiamo anche Ryuji. Andiamo in palestra, forza! Io e Phoenix conosciamo già questa palestra. Bello, vero? E non è molto affollata. A ogni modo, perché volevi venire qui? Voglio dimagrire. Ah, ok. Hai provato col jogging? L'attività aerobica non basta. Voglio anche tonificare i muscoli, quindi devo fare un po' più di pesi. E poi ho le spalle curve, devo tonificare i bicipiti e raddrizzare la schiena. E naturalmente voglio anche ridurre le girovite e rassodare i glutei e i polpacci. Ho capito che Ryuji è uno sportivo e ne sa più di noi, però non è un tutor che ti può insegnare tutte le cose. Certo che però comunque ne hai di fegato. Coraggio è il mio secondo nome. Dici sul serio, comunque va bene essere motivati, ma se fai tutta quella roba domani non riuscirai a muovere neanche un passo. Allora elaborami tu un programma di esercizi. Che rottura che sei. Se mi fai questo favore, come ricompensa uscirò con te. Sì, vabbè. Guarda che non sei il personaggio sexy di un anime. Che tristezza vederti ridotta così. Cosa? Innanzitutto, i personaggi sexy non vanno mai in palestra con la tuta di educazione fisica. E come potevo saperne? E cosa potevo saperne io? Non ero mai stata in una palestra prima d'ora. Oh, è l'agenzia. Pronto? Oh, sì, certo. Anche un articolo più piccolo andrebbe benissimo. È andato a monte? Sì, va bene. Tra 2 mesi dovevo apparire su 2 riviste, ma a quanto pare una ha annullato il servizio. Era un servizio in bianco e nero, quindi secondo loro non mi sarei distinta a sufficienza. Peccato, sembrava interessante. Era sulla vita quotidiana delle modelle. Allora devi trovare occasioni in cui puoi spiccare. Oh, ma di sicuro ci saranno occasioni in cui il mio vibrante fascino potrebbe spiccare, giusto? Non ne ho il minimo dubbio. Sì. Quali? Ehi, a proposito di riviste, c'era una ragazza molto carina in quella in cui hai lavorato. Ha un'aria così innocente, ma è anche sexy. Quella sì che è fascino per me. Nel servizio apparivo anch'io? Sì. E quella ragazza aveva i capelli castani e lunghi? Sì, è lei! La conosci! Devi presentarmela! Stronzo! Tra tutte le ragazze che potevano colpirti, proprio Mika! Ah, che nervi! Forza, quell'attrezzo dobbiamo usare per primo. Lo metterò fuori uso, lo metterò! Ci siamo allenati tutti e tre fino allo stremo. Che dolore! Ma per qualche motivo mi sento appagata! È la sensazione che si prova dopo essersi allenati duramente, non è male, eh? Già, anzi, sai che ti dico, mi sono divertita parecchio. E credo sia perché c'eravate voi due con me, dovevo dimostrare che ce la stavo mettendo tutta. Sono piccole cose come queste che aiutano a continuare a impegnarsi nel tempo. Ottimo consiglio, Ryuji. Maledizione, vorrei tanto averci pensato prima. Ma che non è mica una gara. Lo sapevo, pensavo fosse sua madre. Merda, ma sul serio? Mia madre ha dimenticato di comprare da mangiare per stasera. Devo tornare a casa, ci si vede. Ciao ragazzi.
Ryuji non dice mai di no a sua madre che se ha bisogno di aiuto. Sono un po' invidiosa del loro rapporto. Sin da quando ero piccola i miei sono sempre stati molto impegnati. Mi hanno sempre detto che ero forte, che avrei saputo cavarmela da sola. Ho sempre avuto una grande libertà, ma sono sempre stata sola. Oh. Mi facevo degli amici, ma ci spostavamo spesso e ogni volta dovevo ricominciare da capo. Oh, piccolina lei. Alla fine mi sono abituata alla solitudine. Oh. Ma poi ho conosciuto Shio. All'improvviso il mondo mi è parso pieno di speranza. È vero. Sembra che la riabilitazione stia andando bene e presto cambierà ufficialmente scuola. Devo dimostrarle che mi sto impegnando e che non deve preoccuparsi per me. Ne sarà felice, vedrai. Proprio così. Deve sapere quanto ho imparato da lei. Oh, piccola Anna. Oh, Anna ci tiene veramente tanto a Shio. Si vede tantissimo come rapporto. Però, cavolo. Cavolo, poverina che dovrà cambiare scuola. Dai, andiamo a casa. Forse domani avrò qualche problemino a muovermi. Ho le gambe a pezzi. Non ci credo. Beh, ci vediamo. Piripipi. Oh, Phoenix, sono io. Ho i muscoli doloranti. Per tornare a casa ci ho messo il doppio del solito. Ti do il consiglio che mi ha dato Ryuji la prima volta che mi sono allenato con lui. Massaggio i muscoli prima di dormire, forza. Sono orgogliosa del lavoro che ho fatto oggi. Se fossi stata da sola avrei finito per arrendermi. Sono così contenta di aver avuto voi due al mio fianco. Siete il meglio. È così che Shio si sente durante la riabilitazione. Deve dare il massimo grazie alla presenza di qualcuno. Potresti chiederglielo di persona. Aspetta, e se negasse senza mezzi termini? Sarebbe tremendamente imbarazzante. Ma, ecco, qualunque cosa accada, resterò vicina a Shio. Voglio stare con lei fino alla fine. Oh, non c'è molto tempo prima che Shio cambi scuola. Devo diventare cool in modo che possa partire senza preoccuparsi per me. Ai, dimenticavo di essere a pezzi. Scusa, ma è meglio che mi riposi per ora. Ciao ciao. Oh, Anne, poverina, massaggio i muscoli, forza. Vedrai che starei meglio. E se nessuno ci scrive, stasera biliardo. Un'altra ondata di calore, quando finirà? Chi ci scrive? 4 persone addirittura. Oh no, è qui. Aspetta, controlliamo, perché magari mi vuole fregare. E infatti, se non sbaglio, io e te siamo al rango 9. E dopo quello, finirà fra noi. Lo sai, vero? E EY, credimi con tutto il cuore, te lo dico proprio con la più grande sincerità, mi dispiace, mi scrivi sempre nei momenti sbagliati, ma dopo questa domenica non ti dovrai più preoccupare. E tra l'altro, a proposito di domenica, scusa un secondo, devo controllare una cosa. Ok, stavo controllando un attimo le date del Jazz Club. Se non abbiamo nulla da fare, martedì andiamo al Jazz Club con qualcuno. Non so con chi, ma ci andiamo. Anche se il giorno migliore, come ho già detto, per andare al Jazz Club è il venerdì, martedì c'è il bonus che ci raddoppia le statistiche, quindi ci dobbiamo andare se non ci chiama nessuno di importante. Beh, Yoshida, mi sa che questa sarà la nostra ultima serata. Come stai? La chiave del successo è avere un cuore e un corpo in salute. Ora che ci penso, ti ho detto quali sono le mie intenzioni. Inoltre, ci sono stati alcuni incidenti. Ho intenzione di dirti tutto. Ti va di ascoltarmi? Sento di potermi avvicinare. Oh, c'ho già i brividi perché so già che è la fine con Yoshida. Grazie, parliamone prima del mio discorso. Ti aspetto alla piazza della stazione. Oh, Yoshida. Un settimanale ha riportato che è stato Kuramoto il vero colpevole dell'appropriazione indebita. Il vecchio Kuramoto sarà probabilmente costretto a ritirarsi dalla politica. La polizia non può fare nulla per il caso di 20 anni fa, ma lui ne è obbligato moralmente. Ho sentito anche che suo nipote Benzo si è dimesso dal partito. Potrebbe esserci lo zampino di Matsushita, o forse l'unico modo per il partito di fare ammenda. Ora dipende tutto da me e dalle mie abilità.
Quando inizierà il discorso Toranosuke? Noi non stiamo più nella pelle. Pensare che la gente sarebbe stata entusiasta di ascoltarmi. L'articolo diceva anche che non volevo trapelasse il nome del vero colpevole, sebbene lo conoscessi. A quanto pare la gente mi ammira per aver sopportato in silenzio per 20 anni una falsa accusa. Ma non volevo che accadesse tutto questo. Ora però, Yoshida, tutti sanno chi sei. Sono felice che uno come te, che ha vegliato su di me così da vicino, dica una cosa del genere. Ho dovuto lottare per 20 anni, ma dopo le elezioni potrò gettarmi tutto alle spalle. Oh, guarda che ore sono, devo iniziare. Oggi sarà l'ultimo giorno in cui avrò bisogno del tuo aiuto. Oh, dell'aiuto dei ladri fantasma. Ci ha scoperti anche lui. Ma lui ce lo dice con una tale calma che... E lui lo sa dall'episodio scorso. È fantastico. Non intendo mischiarmi. Tutto ciò che ti ho detto è basato su delle ipotesi. Ma se intendi ancora darmi retta, credo che dovresti concentrarti sul tuo lavoro. Perché adesso che ce n'è bisogno, non riesco a pensare ad altro che potrei insegnarti. Oh, Yoshida, ti voglio bene. Ormai sei diventato un esperto sui discorsi. Ti ho insegnato tutto ciò che so sull'arte di parlare in pubblico, in cambio del tuo sostegno. E con il tempo hai iniziato a considerare le mie stesse convinzioni. Ti voglio bene, Yoshida. Voglio bene ai confident di questo. Non a tutti, perché alcuni sono delle merde. Ma gente del genere te le fa proprio voler bene. Grazie a te sono riuscito a superare la mia crisi negli ultimi mesi. Darò tutto lungo la strada reale della politica, pensando a te che insegui il tuo fato. Ma se dovessi trovarti in difficoltà durante il tuo viaggio, sappi che sarò io lì ad aiutarti. Grazie. Come compagni riformeremo il mondo insieme. Yoshida. Un abbraccio a Yoshida virtuale. Io sono te, tu sei me. Hai trasformato un'alleanza in un patto di sangue. I brividi. Questo legame diverrà le ali della ribellione e spezzerà così il giogo che soffoca il tuo cuore. Hai infine disvelato il segreto più recondito del sole, che ti conferirà un potere infinito. Ah, lodo il sole tutti i giorni. Discorso carismatico. Oh, e chi abbiamo sbloccato? Asura. Asura Vratu. Yoshida. Non ho dubbi che raggiungerai tutti i tuoi traguardi. Grazie. Grazie di tutto. Bene, è ora che cominci. Il discorso di Yoshida sta per cominciare. Ho interrotto il mio appuntamento per essere qui. Wow, deve essere un appuntamento molto importante. C'è qualcuno là fuori con un'ambizione? Ho conosciuto un giovane. Egli, attraverso un metodo diverso dal mio, sta cercando di riformare il mondo. Come potrete immaginare, si tratta di un'immensa montagna da scalare. E sfortunatamente non posso percorrere il suo stesso cammino. Oh. Tuttavia, non gli dirò addio. Oh. Perché sono certo che ci rincontreremo in cima. Lui sta cercando disperatamente di realizzare i suoi sogni. Perciò vi invito a fare lo stesso. Cercate di comprendere ciò a cui ispirate. Io vi supporterò, perché questa è la mia ambizione. Ben detto, Toranosuke! Ho fiducia in te! Oh, è così bello il suo personaggio. Parte proprio dalla merda e risale proprio con il sorriso. Ed è triste sapere che quella è l'ultima volta che andremo fuori con lui. Aspetterò il ritrovo domani. A dire il vero, ho scoperto una cosa interessante. C'è un DVD che parla di dipinti da ogni parte del mondo. L'ho comprato, ma non ho un lettore a cui vederlo. Puoi vederlo da me, ma io devo uscire, credimi, Yusuke. E anche se l'avessi, le cicale fanno troppo baccano al dormitorio. La madonna. Quindi pensavo di usare camera tua. Non è un problema se hai già dei programmi. Passerò comunque. Passerò da casa tua domani, se per te va bene. Non era una domanda quella. Lo farai comunque, quindi fai quello che devi, Yusuke. Sei il benvenuto in camera mia. Tanto c'è poco da rubare, quindi fai quello che devi. Ehi, Phoenix, c'è uno dei tuoi amici. Yusuke è qui. Però vediamo chi mi scrive. Una visita. Oh, beh, Takemi,
Se sei l'unica che mi scrive, guarda, non ti direi di no. C'è anche Anne. Anne, saliamo al rango 9 qua, eh. Oh no, il rango 9. Il rango 9 di Anne, no, no. È triste questo, perché è il rango in cui diremo ad Anne che non saremo il suo confidant amoroso. Oh no. Prima però dobbiamo comunque, uno, andare a prendere la persona giusta, e due, voglio vedere se Yusuke si sposta al sottopasso, come al solito. Non voglio farlo. Non voglio dire ad Anne che non la amo, poverina. Non lo voglio fare. Takemi, scusami, ma anche tu. Ti posso fare quando voglio, visto che ti ho già detto di no e mi è dispiaciuto. Però, cazzo, devo dire di no a un'altra ragazza ora. Ciao, Annettina. No, ti devo dire addio. Cioè, no, addio no, però ti devo dire di no. E ora aspettiamo, l'attesa mi sta uccidendo. Ehi, c'è una cosa che vorrei chiederti. Hai un po' di tempo oggi? Sì, che ce l'ho. Grazie per l'interesse. Oggi Shio parte, si trasferisce. Prima di andare, voleva tornare sul tetto della scuola. Sì, oggi è vacanza, ma ho chiamato dicendo che ci servivano dei libri, quindi dovremmo riuscire a entrare. Bastava chiedere a Makoto. Ma Shio ha ancora difficoltà a salire le scale. Potresti aiutarmi a farla salire? Oh. Ah, ah. Anne, Phoenix-kun. Peso, eh? Grazie per avermi aiutata. Si può sempre fare affidamento su Phoenix, eh? Ah, avevi proprio ragione. Wow. Com'è alto qui. Perché volevi venire qui? Credo per chiudere un cerchio. A essere sincera, volevo ricostruire quegli istanti. Volevo vedere cosa avrei provato a stare di nuovo qui, vestita allo stesso modo. Che è successo quella volta? Cos'hai pensato? Io non volevo morire. Sentivo solo un estremo bisogno di fuggire. Era come se dentro di me ci fosse un'altra persona che gridava e mi stava dicendo di salire quassù. Questo, secondo me, è uno degli indizi che ti fa pensare anche Shio poteva avere una persona, ma è solo fanfiction. È solo fanfiction, credetemi. Come se cercasse di uccidermi. Oh. Quella persona era una parte di me. Era la mia debolezza. Perciò volevo vedere se si sarebbe rifatta viva. Se n'è andata, vero? Sì, non esiste più. Tu sei una persona molto forte, Shio. Se adesso ti trovi qui con noi è perché hai affrontato la tua riabilitazione a testa bassa. Forse, ma il merito è tutto tuo, Anne. Io? Sì, perché ho visto quanto ti stessi impegnando anche tu. Per diventare forte e bella, per diventare una stella dei film d'azione, una modella migliore. Eri sempre positiva, i tuoi occhi brillavano di determinazione. Vedendoti metterci tanto impegno, non potevo restare a marcire in un letto d'ospedale. Ecco perché ho voluto a tutti i costi rimettermi letteralmente in piedi. È tutto merito tuo. Essere in grado di produrre un cambiamento negli altri, ecco cos'è la vera forza. Shio, io non sono forte, io non sono nulla senza di te, sono una ragazzina sola e spaventata. Anne, mi dispiace, ma non potevo restare in questa scuola. Shio, io diventerò una vera modella. In questo modo potrei continuare a vedermi e dare sempre il massimo. Apparire su un mucchio di pubblicazioni e nelle interviste dirò tante cose belle. Quindi, mantieniti in salute. Impegnati tanto, ma non troppo. E restiamo in contatto. Tu, pensa solo a stare bene. Anne. Oh, Gesù. Lacrimoni anch'io. Ti voglio tanto bene. Quando il mio cuore tornerà a sorridere, verrò a farti visita. Sì? Sto per piangere anch'io. Oh, poverina. Devo diventare la numero uno tra le modelle. L'ho promesso a Shio, perciò non posso avere ripensamenti. Oh no, sto per dirle di no.
Imparerò a elaborare un programma di allenamento e a sfilare sulla passerella come si deve. E voglio studiare altre lingue e altre culture per poter lavorare anche all'estero. Perciò l'unico modo che ho per aiutare Shio è farle vedere che mi impegno al massimo. Oh no. Ho fiducia in te, Han. Se ce la farò, Shio, di sicuro lei... Maledizione, mi ero promesso di non piangere, ma non riesco a controllarmi. Devo scegliere le mie parole con attenzione. E così sono di nuovo sola. No, 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 poverina. No, no, hai tutti noi, non tutti gli altri. Che risposta di merda. Oh, ci è rimasta male, giustamente. Hai ragione. Adesso tutti voi, e ci sono tante persone che soffrono da salvare. Per questo devo dare il massimo, non solo per la squadra, ma per coloro che hanno bisogno di noi. Phoenix, impegniamoci insieme. Anna si sta dimostrando ancora più determinata. Oh no, lei si aspettava che io le dicessi che ero lì per lei, non una risposta così di merda. Siamo qui per te, ci sono gli altri, non ci siamo noi. Che risposta de merda. A ogni modo, devo tornare a casa. Non preoccuparti per me. Oh, e grazie per essere uscito con me oggi. Oh, non intendevo in quel senso, naturalmente. Guardala come ci è rimasta male, ci vediamo. Anna è corsa via, dovrei andare a casa. Guarda, quanto puoi essere coglione. Ma è colpa mia, lo so che ho scelto un'altra persona, lo so, ma... Qualche grande in meno andrebbe già bene. Ehi, è arrivato un pacco per te. Cosa hai ordinato? Ecco, una lama a vuoto, una ruota psicocinetica e uno spaccanucleo. Deve essere l'ordine che hai fatto alla televendita. Ah, quanto siamo un... Quanto siamo stronzi, Dio mio. Comunque oggi piove e mi scrive i fumi. Oh, i fumi, anche tu però, eh. Vediamo se c'è qualcun altro. Allora, Shinjuku c'è solo Oya e non mi serve. Quindi ok, c'è solo i fumi, va bene. Dio mio, che quanto è stato brutto dire di no a Han. Perché lei era lì, lei si aspettava il nostro sostegno lì. E le abbiamo detto di no. Comunque i fumi, arrivo subito. Ti va di aiutarmi a sviluppare una nuova tattica? Sto male dentro in questo momento, i fumi, credimi. Potrebbe essere un'ottima esperienza anche per te. Vieni in chiesa se sei libero. I fumi ti sta aspettando in chiesa. Andiamo. Ok, ti aspetto. Oh, i fumi. Sto male oggi, ho detto di no a una ragazza. Anche se in genere la pioggia mi aiuta a pensare, oggi piove troppo forte. Il rumore mi rende difficile trovare la concentrazione. Se per te va bene, facciamo una partita. Mi posso avvicinare? Oh no, i fumi, mi ha ingannato. Oh, davvero? Torna a trovarmi quando vuoi. Colpa mia che non ho controllato, c'hai ragione. Guarda, ti dirò, il fatto che sono già in chiesa a questo punto, potrei andare con Oya o potrei andare a giocare a biliardo, ma visto che siamo già qui, occupiamo la serata in modo intelligente. Confessionale. Ci vorrà un po' per far arrivare qualcuno. Allora, chi vuoi che ricordi un'abilità dimenticata? Han. Poverina sta crista. Gli ho appena detto di no e la mando in un confessionale a confessarsi. Aspetta un momento. Vuoi che entri in un confessionale? Così, su due piedi. Non starei cercando di dirmi qualcosa, vero? Oh, cazzo. Accadrà qualcosa di bello. Qualcosa di bello? Oh, quindi lo facciamo per i ladri fantasma? Beh, ci proverò. In ogni caso, avresti dovuto dirmelo con un po' di anticipo. Oh no, 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 Han. Quanto mi dispiace, però... Quello che devi apprendere, Han, che è l'unica abilità che tu non apprendi da sola, è Signore della Magia. E te lo insegno... Te lo insegno al posto di cosa? Al posto di Maragi. Ecco qua. E direi basta. Direi basta, non ci serve nient'altro. Termini la reminiscenza? Sì. Come? Scusa per il ritardo. Spero di non averti fatto aspettare troppo. Una sola cosa ho dovuto riapprendere. Non è stato niente male. Mi aspettavo di peggio. Pensavo che confessarsi fosse più spaventoso. Un po' come rivivere le proprie colpe. Beh, effettivamente...
Vista la giornata, forse non è stata una così brutta idea farla venire qui, però... Ma ti danno dei buoni consigli e ti ascoltano, se vuoi parlare del tuo passato. Penso che sia importante prendersi del tempo per riflettere. Grazie, è stata una buona idea. Bene, ora dovremo tornare a casa. Oh. Oh no, povera Anna. Cioè, le ho detto di no, ha detto addio alla sua migliore amica e l'ho fatta confessare per qualche motivo che lei non sa, ovviamente. Però avergli insegnato Signore della Magia è molto buono, perché così taglia a metà tutti i costi di SP che Han dovrà sostenere. Vediamo, chi è disponibile oggi? Allora, Makoto può salire di livello, Yusuke può salire di livello e Takemi oggi non ci vuole. La scelta di oggi quindi è fra Yusuke e Makoto.